Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video. Oggi ci rivediamo con FIFA 23, la nostra carriera con il Bari. Oggi ne abbiamo un po' per tutti, abbiamo raffreddore, abbiamo mal di gola, poca voce, quindi ce n'è veramente per tutti, quindi scusatemi nel caso in cui debba avere problemi tecnici. Detto questo, possiamo iniziare. Prima di buttarci nelle partite, vorrei semplicemente andare a fare una ricerca dei centrali di difesa in Serie B per andare magari ad attenzionare, a cominciare ad attenzionare qualche giocatore che per me può essere interessante. C'è Bellucci, ex Catania e credo anche ex Palermo, quindi un traditore nell'anima, che potrebbe essere interessante, potrebbe fare al caso nostro, però ha 33 anni e noi invece puntiamo a ringiovanire quella che è la nostra rosa, in particolare la nostra difesa. Quindi, andando a scorrere, possiamo vedere che c'è Capradossi, se non mi sbaglio, scuola Roma, che c'è Ceccaroni del Venezia, 26 anni, quindi ancora abbastanza giovane, ma comunque con una certa esperienza anche in Serie A. In particolare a me interessa Cistana, perché Cistana, che è italiano e ancora ha 25 anni, è stato nell'ottica di parecchie squadre importanti italiane, anche se poi è finito un po' nel dimenticatoio. E quindi io andrei comunque a metterlo, ad aggiungerlo tra i preferiti e anche a seguirlo, in modo tale da trovarci, diciamo, un po' più avanti nel momento in cui dovremo effettuare un acquisto, magari anche a gennaio stesso. Dragusin, tenerone Dragusin, io per forza devo seguirlo, anche se in prestito dalla Juve, quindi questo non può essere acquistato, però magari potremmo, diciamo, strappare un prestito anche noi nella prossima stagione per Dragusin. Sapete che io sono affezionato a tenerone Dragusin dalla vecchia Master League col Parma. E per il resto non mi ricordo se c'erano altri centrali di difesa che mi interessavano. Popetti è interessante perché è molto giovane, però non lo so. Pastina, un nome bellissimo, signor Pastina, seguiamolo. Signor Pastina lo voglio seguire. Perticone è troppo esperto per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda già abbiamo giocatori di quella esperienza, mettiamola così, esperienza o vecchiume sarebbe meglio dire. Sorensen, vi ricordate di Sorensen? Questo è esordito con la Juventus in Serie A, poi si è totalmente perso. Vabbè, qua non mi sembra che ci sia molto altro per noi, comunque in Serie B. Poi potremmo andare anche a guardare, mettiamo anche Papetti, già che ci siamo, potremmo andare anche a guardare a un certo punto i difensori di Serie A che magari sono meno utilizzati per cercare di prenderli in prestito. Daniel Maldini non mi fa impazzire in questo momento. Un centrocampista centrale, sia Ferguson, che è interessante, ed è al Bologna, però è appena arrivato, e sia... vediamo se mi ricordo chi era. Samardzic, 20 anni, mancino dell'Udinese. Questo potremmo effettivamente cercare di ottenerlo in prestito. Sarebbe un buon colpo, visto che comunque Foloruncio, ricordiamoci sempre che è in prestito, quindi dal Napoli, quindi tornerà al Napoli. Allora andiamo avanti e buttiamoci nella prossima partita contro il Perugia di Falconero, tra l'altro, se proprio la vogliamo vedere in modo romantico. Ok, formazione ragazzi, formazione di questa prima partita dell'episodio. Allora, che dire, Antenucci assolutamente, andiamo a mettere il nostro Mazzotta che per noi è diventato pseudo titolare. Terranova ha fatto qualche errore di troppo, ma non ha giocato nemmeno malissimo. Cangiano, ragazzi, non mi ricordo se ve ne ho parlato. Ha fatto un buon precampionato. È un giovane, una giovane ala sinistra, però destro, quindi che tende a rientrare. Questo potremmo effettivamente portarcelo oggi in panchina e potrebbe essere interessante nel caso in cui volessimo giocare con un altro modulo in alcune occasioni. Anche Pucino, ragazzi, 69, ma non mi fa impazzire. C'è qualcosa da cambiare in questa squadra. Per il resto, ragazzi, io direi che possiamo andare così. Bellomo è un po' stanco. Mettiamo Del Rico allora dentro. E via così.
attenzione a strizzolo del Perugia che sta segnando a palate. E si parte. Palla esterna per Beghetto. Vulic, attenzione all'imbucata. Strizzolo! Un nome bellissimo. Sembra uno dei sette nani, Strizzolo. E intanto ha fatto tipo tre gol già in campionato. Palla dentro, mette fuori la nostra difesa. Del Rico interviene in qualche modo. Attenzione ancora a Strizzolo, l'ottavo nano, che andrò chiaramente a seguire perché mi piace tantissimo questo cognome. Ha fatto uno stop pazzesco il giocatore del Perugia. Attenzione a Strizzolo o Melchiorri? No, forse questa era Melchiorri. Arriva la prima parata importante di Caprile. Attenzione a Ulai. Santoro al limite dell'area. Vulic fuori di poco. Rischia il nostro Bari. Riallarga ancora per Maiello. Al limite dell'area. Ruben Botta. Il sinistro di Botta esce di pochissimo. Era bellissimo questo tiro di Ruben Botta. È uscito veramente di poco. Non ci sarebbe arrivato Gori, che era partito un po' in ritardo. Palla in profondità per Mazzotta. Vede al limite dell'area Foloruncio. Attenzione a Foloruncio che penetra, ma si allunga troppo la palla. Foloruncio va sempre in penetrazione. Sempre. Potremmo chiamarlo Rocco da oggi in poi. Vuole capire, capisca. Parte il contropiede del Perugia. Palla in profondità per Quan. Chiude tutto Vicari. Ottima scelta di tempo. Del Rico al limite dell'area. Ruben Botta. Il sinistro di Botta. Grande parata di Gori. Altra occasione per Ruben Botta, che oggi sta trovando più spazi al limite dell'area rispetto alle partite precedenti. Vicari prova il colpo di testa. Botta non riesce ad arrivare. Mette fuori il Perugia. Finisce il primo tempo sul risultato di 0-0. Ma ci sono state ottime occasioni per entrambe le squadre. Si riparte dallo 0-0 del primo tempo, che comunque è stato molto divertente. Non siamo riusciti a trovare delle conclusioni pulite, diciamo, o comunque vicino alla porta, ma solo conclusioni da fuori. Di Cesare allarga per Pucino. Palla dentro, Del Rico, tanto spazio per il Bari. Attenzione, Khedira! La parata? Che occasione per Khedira sull'assist di Antenucci. Del Rico, Antenucci, Khedira, aveva tutta la porta spalancata, gliel'ha tirata addosso. Mannaggia a lui, mannaggia. Maiello dalla bandierina, Vicari ci arriva, non riesce a indirizzare verso la porta. Antenucci, Del Rico ancora, Maiello vuole andare al cross, palla dentro, mette fuori il Perugia in qualche modo. Palla in profondità, attenzione a Melchiorri, palla per Strizzolo, il tiro da lontanissimo, para sicuro Caprile. Mazzotta cade male, attenzione, Khedira. Ragazzi, andiamo a giocare con questo 4-3-3. Proviamo Cangiano come alla sinistra. Botta va a fare il, diciamo, seconda punta a T, diciamo, che sarebbe un attaccante più basso, mettiamola così. Adesso recupera palla bene Cangiano. Ruben Botta si gira. Palla per Del Rico. Del Rico! La parata di Gori, incredibile. Mannaggia a lui. Ma meglio di così non so come dovevo tirare. Gliel'ho pure aggiustata perfetta sul destro. Palla dentro di Maiello. Vicari. Il tiro di Vicari strozzato. Finisce fuori. Mannaggia tutto. Cangiano, buona palla per Ruben Botta, che ci sta tre anni a girarsi. Mannaggia a lui. Mannaggia. Siamo al minuto di recupero. Vediamo se c'è un'ultima occasione per Ruben Botta. Ancora parata di Gori, che le para tutte oggi. E finisce qua. 0-0 tra Perugia e Bari. Grandi rimpianti per il Bari. Tante conclusioni da fuori area. E una anche clamorosa di Del Rico da 7 metri. Ma Gori oggi era insuperabile. Mannaggia a lui. Allora, io direi di buttarci nella prossima partita, vediamo un po' la classifica che ci vede al decimo posto, quindi a metà classifica. Non male, ma abbiamo bisogno di fare tre punti, quindi andiamo a giocarcela contro il Modena.
Antenucci ha bisogno di un cambio assolutamente, quindi ritorna Eddie Salcedo. E poi per il resto, ragazzi, Shadler così così, mi tengo Cangiano che almeno ci permette di fare eventualmente un cambio modulo. Anche Galano ci permette di fare un cambio modulo, ma prediligo il giovane Cangiano, che mi pare però sia anche in prestito, quindi diciamo farlo crescere serve fino a un certo punto, visto che non è nostro, ma poi questo lo dobbiamo andare a controllare. Io direi che possiamo andare così. Ruben Botta ha giocato meglio nella scorsa partita, però non è riuscito a trovare il gol nonostante due o tre buone occasioni. Polo Runch un po' stanco, possiamo mettere ancora Derrico, aveva fatto una buona partita. Però io me lo vorrei portare, allora no, mettiamo, visto che è anche un po' più stanco Derrico, mettiamo Maita e ci portiamo Polo Runch in panchina, detto anche Rocco. Via. Si parte, ragazzi. Bari-Modena, non ho visto il Modena dove sta in classifica, ma sicuramente è una partita da non fallire per noi. Finora tanti pareggi, che è arrivata una vittoria e tre pareggi, l'ultima addirittura reti inviolate, che insomma su FIFA è una novità, potete confermarmi che è una novità. Poli sbaglia il controllo, attenzione perché riparte bene il Bari sull'erroraccio di Poli, che dira, si allunga troppo palla, mannaggia, mannaggia, che erroraccio, attenzione perché sbaglia ancora però il Modena, che dira, palla per Botta, Botta, Ruben Botta, al settimo minuto, 1-0 Bari, erroraccio della difesa del Modena, e stavolta ne approfitta Botta per trovare il primo gol stagionale. Tra l'altro c'è da dire che non ha tirato nemmeno bene, proprio centrale, però era ravvicinato, era forte e il portiere stavolta non è arrivato. 1-0 per il Bari con il nostro numero 10 che finalmente si sblocca e lo stiamo vedendo comunque in crescita nelle ultime partite. Palla in profondità per Salcedo, Salcedo davanti alla porta, Salcedo! Al 13esimo è già 2-0 Bari, che è partito benissimo in questa partita. Eddie Salcedo, anche lui forse ancora non aveva trovato il gol in questa stagione. Hanno segnato sicuramente Antenucci, sicuramente ha segnato Kedira. Non mi ricordo se aveva segnato anche Salcedo, ha segnato Shadler. Quindi credo che appunto Salcedo e Ruben Botta sono due nuovi marcatori per noi in questa stagione. Applaude Litto, la sua squadra è partita benissimo in questa quinta giornata contro il Modena. Dorval sulla destra, il cross sul secondo palo, Maita, palo incredibile di Maita, bellissima azione del Bari, ancora sta giocando benissimo adesso. Largo per Renzetti, si butta dentro l'attaccante, attenzione, Falcinelli al limite dell'area. Bravissimo il nostro centralone Vicari a mettersi in traiettoria ed evitare problemi al portiere. Coppolaro, hanno dei nomi fantastici in Serie B. Perde palla il Bari, la recupera con Botta. Palla dentro, Salcedo, stavolta arriva la parata. Ancora Salcedo il tiro, ancora parata di Seculin, doppia parata di Seculin a tenere vivo il Modena. Palla dentro, Salcedo, ha avuto due buonissime occasioni per chiuderla, Salcedo, Maiello, cross dentro, c'è Kedira, il colpo di testa, la chiude lui invece, Kedira, il nostro 11, ottimo il cross di Maiello, colpo di testa magistrale di Kedira con grande potenza, dove Seculin stavolta non può arrivare, lasciato troppo solo, salta di testa in stile Guldo, in stile Guldo veramente. 3-0 quando finisce il primo tempo,
partita finora dominata dal Bari. Si riprende dal 3-0 del primo tempo. Si potrebbe anche cominciare a pensare a fare un po' di turnover per una partita che non voglio parlare. Gargiulo, ottimo intervento di Vicari, sta facendo una partitona oggi finora. Si difende dentro l'area di rigore il Bari e c'è la parata di Caprile che mette la sua firma su questo risultato per ora. C'è la palla lunga per Khedira. Si inserisce Botta. Ruben Botta. Ruben Botta il pallonetto! Gol incredibile di Ruben Botta! Il 4-0 su Gella. Un risultato pazzesco. Ruben Botta è una prestazione bellissima con la sua doppietta. Un gol capolavoro con il cucchiaio di Ruben Botta. L'avevo pensato subito questa conclusione. È stato bellissimo il pallonetto di Ruben Botta. Guardate dove finisce, quasi all'incrocio dei pali. E giustamente si vanno a congratulare con Maiello, non si sa perché. Però vabbè, Ruben Botta 4-0. Ragazzi, voglio provare questo modulo con falso 9. Quindi mettiamo Ruben Botta falso 9, Salcedo e Cangiano come ali d'attacco ai suoi lati. Dio allarga per Azzi. Sono quelli in questo momento del Modena, i loro Azzi. Però intanto il Modena è vivo e rischia di rimetterla in piedi. Sbaglia un passaggio. Partita disastrosa di Poli. Troppi errori. Botta. Botta. Pallonetto. Stavolta riesce a metterci qualcosa del corpo per alzarla. Seculin. Maita. Se la porta avanti. Poi tiro da dimenticare assolutamente. C'è Gargiulo. Marsura. La parata di Caprile. A chiudere lo specchio. Ed evitare anche il gol della bandiera del Modena. Grande parata di Caprile. Cangiano prova a sprintare. Grande finta di Cangiano. E poi prova a servire dentro Ruben Botta. Palla intercettata. Finisce qua. 4-0 per il Bari contro il Modena. Grande vittoria. E prima grande prestazione del Bari in questo campionato. Allora ragazzi, abbiamo ricevuto il resoconto su Cistana. Vediamo un po' cosa ci dicono. Sugli altri invece ancora no, quindi ancora abbiamo tempo per valutare. Nel frattempo ci hanno trovato altri giocatori che possiamo andare a vedere. Per quanto riguarda Cistana, 3 milioni e 4 e 4.000 di stipendio. È un bel giocatore. È un bel giocatore, certo non velocissimo, in fondo è un difensore, però è veramente un bel giocatore soprattutto per la Serie B, considerando che può ancora crescere perché ha comunque 25 anni. Questo realmente lo andremo a valutare, 3 milioni e 4 per le nostre casse non sono impossibili come investimento, abbiamo 9 milioni, quindi potremmo effettivamente investire su questo giovane centrale di difesa. Andiamo a vedere però anche quali sono gli altri giocatori che sono stati trovati, soprattutto in Italia. E decidiamo se seguirli o meno. Fontanarosa è un centrale dell'Inter, quindi una primavera Inter, di 19 anni. E in ottica sembra anche interessante, non sappiamo quanto sia realmente forte, ma lo potremmo andare a seguire. Giovanni Grotta, portiere del Palermo, 17enne, questo è veramente tanto giovane, e io aspetterei onestamente a seguirlo, perché in questo momento abbiamo un altro portiere che è Caprile, abbastanza giovane e di prospettiva, mentre invece sarebbe più interessante a quel punto andare a prendere un secondo portiere con una buona esperienza, ma non di 35 anni come quelli che abbiamo, magari di 30 più o meno. Terzic della Fiorentina non mi piace. Antov del Monza va valutato, potrebbe essere interessante perché comunque ha 21 anni, quindi è parecchio giovane e lo andiamo a seguire, ma bisogna capire qual è la sua valutazione. Busi è un bel giocatore, ma credo valga tanto. Credo che costi tanto, quindi
per ora evitiamo. La classifica ci dice che siamo al settimo posto, a meno 3 dal Venezia capolista. Quindi stiamo andando bene, stiamo andando parecchio bene. Ragazzi, buttiamoci nella terza partita di questo episodio, terza ed ultima partita dell'episodio, contro la Ternana. Si può fare, si può fare. Ternana, ci fa vedere in che posizione è la Ternana? No, lo vedrò in introduzione di partita. Allora, abbiamo Antenucci che dire che tornano titolari, Ruben Botta ci sta, Coloruncio torna, Ricci per Mazzotta, Vicari stanco purtroppo, visto che ora come ora è il nostro perno difensivo, il giocatore con maggiore esperienza della nostra difesa, però deve anche lui un pochino riposare. Cangiano ce lo vogliamo portare? O ci teniamo Scheidler? Dai, ci teniamo... Oddio, però Salcedo è stanco, no, portiamo Cangiano e Scheidler. Galano lo possiamo vendere, perché tanto non lo utilizzerò mai in pratica. Per il resto direi che ci siamo. Enrico per Maita in panchina. Ok, ci siamo. Andiamo in campo. Si parte, ragazzi. Si parte. Cerchiamo di fare il massimo anche contro la Ternana. Donnarumma, Alfredo Donnarumma. Attenzione dentro l'area, la Ternana. Arriva la ribattuta. Ancora Ternana. Sarà calcio d'angolo. Subito pericolosi. Partipilo dalla bandierina per Alfredo Donnarumma, ex Brescia. Fatto anche molto bene in Serie A al suo primo anno. C'eravamo al Fanta. Donnarumma prova a imbucare, viene chiuso, poi c'è ancora una seconda possibilità per Favilli. Caprile para, che restituisce a Khedira al limite dell'area. Bell'uomo il tiro, ribattuto con la testa, credo. Khedira 1-0 per il Bari. Troppo solo Khedira dentro l'area di rigore. È troppo disattenta la difesa della Ternana, che ci lascia arrivare veramente fino in porta. Buona azione comunque. Poi il tiro era sicuramente rivedibile di Khedira. Però da così vicino non è riuscito ad opporsi il portiere. 1-0 Bari al 21esimo minuto. Martella prova ad andare sulla sinistra. Attenzione a Partipilo. Palla dentro. La parata di Caprile su Donnarumma. Ribattuto il tiro. Donnarumma davanti alla porta. Stavolta non perdona. Alfredo Donnarumma. Caprile non può niente sulla botta ravvicinata di Donnarumma. Lo scambio centrale della Ternana. Se la giusta con la suola e poi tira una stecca paurosa col mancino Donnarumma. Qua ci siamo fatti trovare purtroppo impreparati. E allora 1-1 al 35esimo. Botta in buca per Khedira. Khedira, il tiro di Khedira col mancino che va fuori. Maiello, buono l'intercetto. Ruben Botta, attenzione a Khedira, prova a superare il portiere, poi mette dentro Khedira. Stava per, tra l'altro, fare un gol incredibile, nonostante fosse un tiro in realtà più che un cross. Proietti, il cross dentro, mamma mia cosa abbiamo rischiato. Che gol che stavano facendo. Non ho visto chi è stato, ma l'acrobazia è stata sicuramente bellissima. Ci sta mancando Vicari al centro. Abbiamo bisogno per questo di un altro centrale di livello. Fischia l'arbitro, la fine delle ostilità per questo primo tempo, che finisce giustamente in parità. Partita equilibrata, con occasioni da una parte e dall'altra. Donnarumma veramente attaccante di un'altra categoria, nel vero senso della parola. Si riparte dall'1-1, Ternana-Bari. Buon intervento difensivo. Antenucci credo sarà il primo a lasciare
il campo, perché oggi veramente si è visto pochissimo. Ancora Martella, il cross, Pettinari vuole andare al tiro, viene fermato in qualche modo. Attenzione, palla dentro di Cesare, riesce a metterci il piedone, fa ripartire Foloruncio. Palla per Khedira. Khedira. Khedira si perde la palla, mannaggia lui. Mentre correva si è perso la palla. Piccolo particolare nel calcio, devi portarla in qualche modo avanti. Favilli. Favilli, tutto solo davanti alla porta, Favilli. Che ha sbagliato Favilli. Errore clamoroso, ma c'è bisogno di cambiare per il Bari. Il primo cambio, anzi i primi cambi ragazzi, sono Scheidler per Antenucci, stanco. Ed esce anche Di Cesare, stanco. Ed entra Vicari, cercare di mettere un po' più di solidità difensiva. Si fa vedere Foloruncio, palla dentro per Khedira, è buona? È buona? Attenzione a Scheidler! Scheidler si rincoglionisce, Scheidler, mannaggia lui. Terranova, va a vuoto, Vicari chiude su Donnarumma. Ecco cosa significa avere Vicari in campo, ragazzi. Ecco cosa significa. Foloruncio, perché dire? Attenzione perché c'è l'imbucata per Scheidler. Attenzione a Scheidler. Scheidler può andare. Scheidler prova a servire Pucino che arrivava sulla destra. Niente, Scheidler, ragazzi, deve solo tirare. Cioè, Scheidler deve solo... E nemmeno, perché non è che tira bene, ma... Sicuramente non deve fare il resto. Palla dentro. Ancora Vicari. Attenzione, Vicari fa un grande intervento e poi si infortuna. Rimane a terra. Palla dentro, mette fuori. Mamma mia che ha sbagliato, anzi che ha parato Caprile. Vicari a terra. Finita. È finita per noi. E manco fallo ci ha dato, che effettivamente era quasi totalmente sul pallone. Non abbiamo un centrale da mettere. Pucino. Pucino, Pucino. E Vicari infortunato, ragazzi, è finita. Cioè, l'unico centrale veramente forte che abbiamo. Appena entrato, tra l'altro. Appena entrato, mannaggia. Altro calcio d'angolo per la Ternana, che adesso spinge, vuole sfruttare il momento. Vuole sfruttare l'inerzia della partita, la depressione del Bari. Colpo di testa, debole. Ruben Botta, palla dentro per Khedira, prova di prima, non esce nemmeno di tanto il tiro. Forse potevamo portarla un po' più avanti, eravamo liberi di andare. Buona difesa da parte del Bari, Ruben Botta, fa qualcosa Ruben. Palla per Scheidler, che non sa passare, che non sa passare. La prossima volta ci portiamo Cangiano, basta. Pettinari, se ne va sul Mazzotta che non ce la fa più. Non gliela fa più. Dribbling, attenzione, palla dentro. Il tiro, Caprile ci arriva. Mamma mia, Caprile. Ci tiene in piedi. Il pubblico spinge, fa paura. Boato clamoroso del pubblico a Terni. Rimpallo, cassata. Palla dentro. Si difende in qualche modo il Bari, che non ne ha più. Stanchissimi. Ancora Botta, allarga bene per Foloruncio che non ci può arrivare però, vince comunque il rimpallo, prova a penetrare, vai Rocco, fallo, è fallo dentro? Fuori, è fuori di pochissimo, lo voglio rivedere Fabio. Avviene veramente fuori di pochissimo, se la cava così la Ternana al 90esimo, peccato, peccato. Allora, va Maiello. Dacci la gioia, Maiello. Dacci la gioia, Maiello. Dacci la gioia, Maiello. La parata. La parata. Era buona. Era passata in mezzo alla barriera questa. Mamma mia, che parata di Giannarilli. E finisce 1-1 Ternana Bari. Abbiamo avuto una grande occasione sul finale con la punizione buona. Peccato, questa è una partita effettivamente da pareggio, abbiamo anche rischiato di perderla a un certo punto e ora dovremo cercare di far fronte a questa assenza di Vicari, non so come. Allora, andiamo a vedere il responso.
7 mesi. Legamento crociato anteriore. Cioè io, mannaggia a me, quando ho pensato di far entrare Vicari per gli ultimi 20 minuti, mannaggia a me. 7 mesi. 7 mesi. Mamma mia, 7 mesi ragazzi, 7 mesi. Ci porteremo in panchina Zuzek. Sarà una Gigliotti. Zuzek o Gigliotti. Gigliotti è più forte, è pure più vecchio però. Mamma mia, mamma mia. Non ci voleva. A questo punto, ragazzi, nel prossimo episodio, all'inizio del prossimo episodio, diventerà fondamentale andare a vedere se troviamo qualche svincolato, qualche centrale svincolato, per far fronte immediatamente a questa assenza di Vicari. Niente, meritano una... C'è Lander! Lander ex Bologna. In cerca di una nuova squadra. Allora, nel prossimo episodio cercheremo di capire come seguirlo, visto che abbiamo lo staff impegnato in questo momento. Comunque le partite sono andate bene, abbiamo fatto punti, andiamo a vedere anche la classifica prima di lasciarci, quasi dimenticavo. Siamo settimi, ancora adesso a meno 5 dal Venezia capolista, però tutto sommato siamo andati bene, siamo sempre in zona playoff. Fatemi sapere cosa ne pensate, sia della difficoltà, che credo comunque ci sta, perché non le stiamo vincendo tutte, anzi, in realtà ne abbiamo vinte 2 su 6, però siamo ancora imbattuti, questo è positivo. Fatemi sapere, mi raccomando, se avete consigli da darmi, sempre. Io, come sempre, invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti, ragazzi. Ciao!